Un piano neve che tutto sommato ha funzionato. La sala operativa neve del Comune dell'Aquila ha lavorato incessantemente per cercare di risolvere le criticità maggiori che al momento sono rappresentate dal ghiaccio che si è formato. Il sale, come si sa, non agisce se si va di troppi gradi sotto lo zero. Dalle 4 i nostri mezzi, insieme a quelli delle ditte private, stanno operando sulle frazioni e poi anche sulla città. Cercheremo nella giornata di oggi di continuare la rimozione del ghiaccio e di cercare di raggiungere i punti che magari non sono stati serviti nella giornata di ieri. Si è cercato quindi di garantire la viabilità principale e soprattutto i collegamenti con l'ospedale e con le attività principali. È chiaro che bisogna in queste giornate, quando ci si mette in moto, ci si mette in macchina, bisogna essere preparati. I problemi maggiori nelle frazioni più ad alta quota, ma tutto sommato il Comune è intervenuto quasi ovunque con propri mezzi e con quelli di ditte private. Le temperature, tranne stanotte, in cui torneranno di molto sotto lo zero, sono destinate a risalire nei prossimi giorni. Allora, le segnalazioni ovviamente sono arrivate dalle frazioni più in quota, sicuramente da Rischia, ci sono state anche diverse segnalazioni per le frazioni di Camarda, a Sergi e qualche cosa anche su Paganica e Tempera. Nella giornata di ieri bene o male si è riuscito a regolarizzare la situazione, però questa mattina si sta di nuovo lavorando per cercare di raggiungere alcune frazioni che hanno delle strade ancora impraticabili. La novità di questo piano neve è il sistema che permette di geocalizzare i mezzi e capire dunque dove si trovano esattamente ad operare, un sistema acquistato dal Comune dell'Aquila di recente. Questo è un sistema che è stato messo al Comune dell'Aquila, è stato acquistato ed è un sistema che consente di ottimizzare quelli che sono gli interventi, perché in tempo reale possiamo vedere su una mappa georeferenziata quelli che sono gli spostamenti dei nostri mezzi. Quindi in caso di una segnalazione che si trova in prossimità di un mezzo è molto più facile poter dirottare il mezzo perché sappiamo esattamente quello che sta più vicino e in quanto tempo potrebbe raggiungere l'intervento. Questo facilita molto perché poi il territorio è molto vasto e quindi non è facile avere la contezza di dove si trovano tutti quanti i mezzi una volta che sono usciti per operare. Invece in questa maniera noi possiamo seguirli passo passo.